il controllo, ci pensa però Moro a duellare per bene con Ebosele, a permettere a Bologna di avanzare ancora con un pallone sulla verticale dove si sta muovendo bene Sansone all'indosso della bandierina. È uno scambio veloce che mette in movimento Kyriakopoulos dentro la rigore, con Ebosele mette via il pallone, rimedia un'incursione del Bologna che sta arrivando sul lato sinistro, su quello di destra ci pensa Posch con il destro a giro sotto la traversa a sbloccare la partita, un fulmine. 2 minuti e 30 sul cronometro, abbiamo parlato di un inizio di gara piuttosto, come dire, a rilento. Posch, che ha raccolto un pallone proveniente dalla sinistra appena fuori dall'area di rigore, è partito con un collo esterno sorprendente sotto la traversa. Silvestri è stato sorpreso quanto noi, direi, dalla battuta a rete da parte del giocatore austriaco che sblocca la partita, il quinto centro del campionato, una certa confidenza con il gol per Posch. Minuto 3 del primo tempo, cambia risultato a Bologna, Bologna 1 Udinese 0, decide Posch in chiave di posizione da guadagnare in classifica e magari raggiungere traguardi interessanti dal punto di vista di qualificazioni europee. Bologna che riesce a trovare un pallone testante con Musa, Barro o Sansone dentro l'area di rigore, palla arretrata, Bigliol, poi ancora l'aggressione dello stesso Barro che sta arrivando all'altezza del dischetto a disturbare Samardžić, che era riuscito in qualche modo a mettere lo zampino su questa azione del Bologna che continua ad avere la meglio nei contrasti, nei duelli, trovando il raddoppio con Moro. Minuto 12, ancora una conclusione dalla distanza, qui però è stato un tocco d'astuzia da parte del numero 6 del Bologna, ancora un pallone perso banalmente dall'Udinese, si è proiettato verso l'area di rigore, poi una finta accentrandosi, raso terra, velenoso con Silvestri che è rimasto un po' interdetto da questa scelta da parte del centrocampista del Bologna, che porta a 2 i gol della squadra di casa. Moro, e l'annuncio dello speaker ce lo conferma, Moro per il 2-0 tra Bologna e Udinese, il minuto adesso è il 13esimo, gara che si mette in discesa per la squadra di casa. Lo specchio ha segnato 2 gol, quindi adesso può cercare di mantenere il controllo di una partita che adesso con l'Udinese che lascia spazio. Kyriakopoulos, 3 di rigore, lato corto, palla arretrata ancora per Moro, possibilità di andare alla conclusione, Barro, il 3-0 del Bologna, azione davvero corale dei rossoblù e alla fine è arrivato il tocco leggero di Moro per la botta da appena dentro la rigore da parte di Musa Barro, uno dei suoi colpi, direi col piattone, ad aggirare la difesa dell'Udinese, soprattutto a sorprendere qui i Silvestri, non poteva veramente far nulla. Minuto 4 della ripresa, cambia di nuovo la situazione al Dallara, è arrivato il 3-0, la firma è quella di Musa Barro. Che hanno prodotto questo 3-0 rotondo con cui si viaggia verso l'epilogo di Bologna-Udinese, il fraseggio arretrato tra Silvestri e Zegelar, tocco ancora per l'olandese che temporeggia, non si fa sotto nessuno, va verso Bigliol, ancora più indietro per Silvestri, insomma stancamente anche quelli dell'Udinese non ci stanno mettendo più di tanto in questa fase finale della partita, tentativo di andarsene dell'ultima entrata dell'Udinese, Banqua che cerca Pafundi, un contrasto vinto, poi c'è lo spazio forse per un tocco verso Beto, troppo lungo però Bardi si trova il pallone facilmente nella propria disponibilità, va a terra impadronendosi, bloccando questo tentativo di suggerimento nell'area di rigore, l'ennesimo scatto di Beto. Insomma, per l'Udinese note positive ce ne sono in maniera relativa, perché insomma si tratta soprattutto di singoli che hanno mostrato una certa generosità, direi Beto in particolare, perché veramente si è battuto tantissimo, ma le defezioni soprattutto sono responsabili di questa debacle del Dallara, con Scouten che irride il movimento di Abanqua e mette sul piede di Soriano un nuovo pallone. Kyriakopoulos cerca di sfrecciare ancora sulla sinistra, il giocatore greco veramente rinato dopo il passaggio dal Sassuolo al Bologna. Termina qua esattamente 5 minuti dopo la conclusione al 90esimo, Bologna-Udinese 3.